Buongiorno, buona festa della Repubblica, la 73esima dalla sua Costituzione. Come ogni anno, tra 10 minuti, qui ai Fori Imperiali si terrà la rassegna militare, sfileranno tutti i corpi militari, ma anche la società civile. La festa è cominciata, è già cominciata poco fa con la deposizione da parte del Presidente della Repubblica di una corona d'alloro. Forse possiamo anche vedere le immagini di questa mattina, una corona d'alloro all'altare della patria in omaggio al milite ignoto. Vedete il Presidente della Repubblica accompagnato dalla Ministra della Difesa Elisabetta Trenta. Ecco, il Presidente saluta tutte le alte cariche dello Stato. I corazzieri, ecco, portano la corona d'alloro. Il Presidente adesso è accompagnato anche dal Presidente del Consiglio Conte. Questa rievocare il 2 giugno 46, quindi i valori della carta per Mattarella in questa giornata, la festa della Repubblica, è qualcosa di ancora più importante, ma è cosa che lui fa ormai quotidianamente ad ogni sua uscita pubblica. Vedete le frecce tricolore. Dicevamo, i valori della carta che il Presidente ricorda quasi quotidianamente, e ad uno di questi valori è dedicata oggi la rassegna militare del valore dell'inclusione, principio molto vicino al valore di unità che oggi verrà più volte evocato, perché questa festa rappresenta in qualche modo l'abbraccio dei cittadini fra i cittadini e le istituzioni, quindi concetto di unità e di inclusione. Poco fa il Presidente della Repubblica, che appena terminata la deposizione della corona di alloro e poi proseguito con la rassegna delle unità militari che sfileranno qui, dicevo, poco fa il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ricordando appunto questi 73 anni che sono stati 73 anni di pace all'insegna dei valori della carta, che sono guida per i cittadini, ha scritto il Presidente della Repubblica, ma per chiunque poi abbia responsabilità verso l'intera collettività. Valori che accomunano tutti i popoli d'Europa, valori che condividiamo appunto con i popoli d'Europa, insieme ai diritti umani, la solidarietà, la coesione fra questi popoli. Le forze armate ieri hanno combattuto per la liberazione, ha detto Mattarella. Oggi sono impegnate per mantenere la stabilità e la sicurezza, lo fanno nel nostro paese ma anche nelle missioni all'estero. E poi il messaggio si concludeva con un ricordo dei caduti, un abbraccio alle loro famiglie. Anche questo fa parte del concetto di inclusione sentito anche dall'esercito, che non intende lasciare indietro nessuno. Ma adesso passo la linea a Filippo Gaudenzi, al nostro ospite, il professor Gervasoni. Filippo. Sì, il professor Marco Gervasoni, che insegna storia contemporanea all'Università del Mosile e del Molise, all'Università Luis di Roma. Professore, quest'anno il tema scelto dal Ministero della Difesa è quello dell'inclusione. Sì, il tema dell'inclusione si può interpretare così, nel senso che le forze armate diventano completamente parte non solo del paese, come lo erano sempre state, ma anche della società, quindi si cerca di mostrarle non come un corpo separato, ma come un corpo fondamentale e necessario per la vita della società e per la vita della nazione. L'idea di inclusione, cioè la Repubblica che dia diciamo a tutti le stesse possibilità. Vedete nelle immagini è l'arrivo delle autorità, adesso in mezzo a tutti i fotografi e ai colleghi giornalisti, ecco il Presidente del Consiglio Conte che sta arrivando e sta salendo nella tribuna presidenziale, era stato preceduto già dai vice premier Salvini e Di Maio, da tutti i ministri naturalmente, ecco vedete Conte che sta per arrivare, c'è anche il Presidente della Camera Fico che è sotto Conte, sta salendo in questo momento nella tribuna, lo vedete,
e invece sotto la tribuna sta salendo il Presidente della Camera Fico, abbiamo visto prima il Presidente Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e poi naturalmente ci sarà il Presidente della Corte Costituzionale Lattanzi. Tanta gente qui in via dei Fori Imperiali, una giornata, bellissima giornata di sole, e allora noi con Giuseppe Lavegna ci spostiamo in mezzo al pubblico tra le persone. Giuseppe. Tantissima gente, ci sono tantissimi bambini, sono 800 quelli che per la prima volta sono a Roma per assistere alla Festa della Repubblica. Gli occhi dei bambini sulla Festa della Repubblica. Edoardo ha 11 anni, che cosa ti ha colpito arrivando qui? Arrivando qui mi ha colpito la gente che c'è e specialmente il servizio militare che ci protegge. Maria invece ha 10 anni e è rimasta estasiata dal primo passaggio delle frecce tricolori stamattina. Ne hai già parlato con i tuoi genitori? Sì, avevo visto questo anche in TV, li avevo un po' visti. E visto dal vivo è stata un'esperienza fantastica. Ragazzi, ci fate vedere la maglietta che assieme alla coccarda tricolori sfoggiate oggi. Siamo la quinta E, perché è vero che tutti si sono meritati la presenza oggi, ma loro che arrivano da Gessate forse la meritano più degli altri, perché hanno vinto un premio. Di che premio si tratta? Lo chiediamo al dirigente scolastico, Umberto Pesce. Un anno fa questi ragazzi erano a Palermo. Perché sono stati vincitori del premio della legalità. Con un lavoro le parole trasportano i pensieri. È un alfabeto con dei disegni in cui le parole esaltavano la legalità e condannavano la mafia. Siete stati premiati a Palermo in occasione dell'anniversario per ricordare il giudice Falcone ucciso nella strage. Grazie, buona festa a voi, Filippo. Sì, riprendiamo la linea qui dalla nostra postazione, vedete lo schieramento, via dei Fori Imperiali che si sta liberando, le persone stanno prendendo posto nelle loro tribune, mentre qui davanti alla tribuna presidenziale il Presidente del Consiglio si sta intrattenendo con i giornalisti da una parte, mentre dall'altra c'è il Presidente della Camera che sta parlando con i colleghi, vedete il Vice Premier Di Maio con il Ministro Bonafede, l'onorevole Carfagna, l'onorevole Tajani, vedete tutti i rappresentanti del Parlamento, il Parlamento europeo. Vedete l'ex capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Graziano, che adesso ha un incarico molto importante in Europa, e mentre il Presidente della Repubblica arriverà a bordo della Lancia Flaminia scoperta qui in via dei Fori Imperiali, accompagnato dal Ministro della Difesa Elisabetta Trenta, dal capo di Stato Maggiore della Difesa, che è il generale Enzo Vecciarelli, dal segretario generale della Presidenza della Repubblica, il consigliere Zampetti, dal consigliere per gli affari militari del capo dello Stato, che è il generale Roberto Corsini. Vedete le tribune del pubblico, il ministro Tria, il ministro Costa, il ministro Moavero, vedete l'onorevole Guerrini, insomma diciamo che si sta completando anche, si sta riempiendo diciamo, la tribuna delle autorità, mentre il pubblico, tanti bambini, abbiamo visto Nadia, tanti bambini anche no, sugli spalti, sulle tribune, che aspettano di vedere i bersaglieri, aspettano di vedere la Brigata Sassari. Aspettano di vedere il Presidente, che molto spesso viene accolto da questi bambini con le bandiere, sembra si divertano moltissimo. Con i bambini c'è un rapporto privilegiato, il Presidente della Repubblica li riceve no, regolarmente sì, al Quirinale. Riceve le scuole regolarmente e si lascia interrogare dai bambini liberamente e molto spesso da qui escono temi diciamo portanti della politica italiana. Vedete il nuovo comandante della Guardia di Finanza, il generale Zaffarana, il comandante dei generali dei Carabinieri, il generale Nistri, vedete che sono nella tribuna d'onore, c'è il capo di Stato Maggiore, vedete più avanti delle forze armate, il capo di Stato Maggiore dell'esercito, il generale Farina, poi abbiamo visto il capo di Stato Maggiore della Marina, e poi naturalmente dell'aeronautica, il generale Rosso e il generale Girardelli. Sul Colosseo i vigili del fuoco hanno srotolato una enorme bandiera tricolore che vedete, questa fantastica scenografia di Roma in questa giornata straordinaria, unirsi intorno ai simboli, professor Gervasoni, l'inno, il tricolore, il Presidente della Repubblica, il 2 giugno ha un valore fondante.
Il 2 giugno è la festa naturalmente della Repubblica, il che vuol dire che è la festa nazionale per eccellenza, ovviamente, visto che c'è una identificazione molto, molto chiara, molto precisa tra nazione e Repubblica, che ha bisogno, più la Repubblica che altre forme di Stato come la monarchia, secondo me, di simboli unificanti, perché insomma in qualche modo la monarchia ha il re che diciamo basta quasi per sé, mentre invece la Repubblica, essendo qualcosa non legata ad una persona, perché questa persona viene periodicamente eletta, ha bisogno di identificarsi in alcuni simboli che possono esistere indipendentemente dalla persona, dai partiti anche che nella storia si succedono. Vedete l'immagine del Colosseo, è stata un'operazione particolarmente delicata quella di srotolare questo tricolore enorme, il sindaco di Roma Raggi, prima abbiamo visto anche le immagini, ci vuole tutta l'abilità, la professionalità e la perizia dei vigili del fuoco per compiere quella che è un'operazione veramente, veramente complessa. E intanto, vedete, poi c'è anche uno stendardo davanti, c'è una maniera che copre in realtà una gru che è impegnata in lavori stradali adesso con lo stemma della Repubblica Italiana. E, ai piedi della tribuna presidenziale il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale, cioè le più alte cariche dello Stato, stanno attendendo l'arrivo della lancia con a bordo il Capo dello Stato. Avete visto inquadrato il Vice Premier, il Ministro dell'Interno Salvini, ed ecco i corazzieri a cavallo che scortano il Capo dello Stato. Corazzieri, un'immagine anche straordinaria, bellissima e molto amata dal pubblico. Bellissima sono la vigilanza sulla sicurezza del Presidente all'interno del Palazzo, la sua scorta quando il Presidente esce, un corpo che fa parte dei Carabinieri e che qui diciamo sfilerà e renderà gli onori militari al Presidente della Repubblica. Il reggimento dei corazzieri, come abbiamo detto, è custode diciamo, del patrimonio di valore e fedeltà delle guardie del corpo e dei reparti militari al servizio del capo dello Stato e ha, come diceva Nadia, una serie di compiti che non sono solamente di rappresentanza ma proprio anche di guardia e di scorta del Presidente della Repubblica. Adesso vedete inquadrato il Presidente del Consiglio, tutti hanno la coccarda tricolore, come diceva prima il professor Gervasoni, naturalmente il tricolore è uno dei simboli unificanti di questa giornata, lo vedremo in cielo, lasciato dalle scie delle frecce della nostra pattuglia acrobatica nazionale, lo abbiamo visto sul Colosseo e lo vediamo sulle coccarde, nelle bandiere che sono state distribuite qui nei palchi a tutte le persone, a tutto il pubblico che è intervenuto in questo 2 giugno. Ecco il reggimento dei corazzieri che fa da scorta al Presidente della Repubblica, tra poco scorgeremo la lancia flaminia presidenziale scoperta che viene utilizzata in poche occasioni, una di queste è il 2 giugno, ecco vedete la lancia con a bordo il Presidente della Repubblica, un altro è il giorno dell'insediamento del Presidente della Repubblica, Nadia. Sì, sono le due occasioni nelle quali questa macchina esce dal ricovero che ha al Quirinale, nel cortile del Quirinale. Ecco il Presidente della Repubblica accompagnato dalla Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, dal Segretario Generale Zampetti. Vedete in primo piano c'è il Generale Corsini che è il consigliere militare del Presidente della Repubblica, il Presidente è salutato dagli applausi del pubblico ed ora è proprio qui davanti alla tribuna presidenziale e quindi con l'arrivo del Presidente della Repubblica naturalmente può cominciare la rassegna del 2 giugno, cittadini in divisa e cittadini non in divisa naturalmente, tutti i servitori dello Stato, della Repubblica, tutti al servizio del bene comune. Ecco il Presidente che scende dalla Flaminia e saluta naturalmente le cariche dello Stato, vedete il Presidente del Senato, il Presidente della Camera, il Presidente del Consiglio, il Presidente della Corte Costituzionale. Adesso al Presidente della Repubblica salirà sulla tribuna presidenziale e verranno resi gli onori militari. Vedete il capo dello Stato. Ecco,
Vengono ora resi onori al Presidente della Repubblica. Porta d'onore. Stop. Stop. Onori al Presidente della Repubblica. Porta d'onore, ball, ciao! Dai trombettieri in testa, informazione di scorta, a destra, passo! Ecco, il reggimento dei corazzieri lascia via dei Fori Imperiali, dove ha reso gli onori militari al Presidente della Repubblica. Il Presidente sta salutando le autorità che sono sul palco presidenziale. Vedete, prima da una parte e poi dall'altra abbiamo visto i ministri Grillo, Bussetti, sottosegretario della Presidenza del Consiglio Giorgetti, e il ministro Bonafede, il vice premier Di Maio. Adesso dalla parte opposta della tribuna vedete il ministro Salvini, Moavero, Tria, il ministro Costa, il ministro Bonisoli, il ministro Bongiorno, poi le altre autorità salutate dal Capo dello Stato. Quando il Capo dello Stato tornerà al suo posto, comincerà la rassegna vera e propria, che sarà aperta dalla banda dell'Arma dei Carabinieri. E la rivista sarà articolata nella successione di diversi settori. Tanto il rumore che sentite in sottofondo sono quelle delle macchine addette alla pulizia della strada dopo il passaggio dei corazzieri a cavallo. Si pulisce naturalmente i San Pietrini di Via dei Fori Imperiali, in questa valletta tra il Campidoglio e il Palatino, che ha visto nascere il Foro Romano, che è proprio, diciamo, le nostre, di fronte a noi. Ecco, vedete queste immagini straordinarie, che era il centro della vita proprio commerciale anche, e poi politica, della Roma antica. Siamo negli anni ancora prima della venuta di Cristo. E vedete che bella Via dei Fori Imperiali, che taglia i fori romani. Sta per iniziare la, ecco, il Colosseo con la bandiera tricolore. E allora adesso ci apprestiamo ad assistere insieme questa rivista, che ha per tema, lo abbiamo detto, quello della inclusione. Cioè, il tema dell'inclusione, lo diciamo prima con il professor Gervasoni, è un po' l'idea di arrivare ad un'applicazione dell'articolo 3 della Costituzione, no, che prevede un'uguaglianza per tutti, cioè la possibilità per tutti di avere le stesse, no, opportunità. Sì, diciamo questo. Nel caso delle forze armate vuol dire avere una concezione delle forze armate, appunto, come dicevamo prima, non come corpo separato dalla nazione e dalla Repubblica, ma come completamente in fusione con la Repubblica. Ecco, no, mi perdoni, professore, volevo sottolineare l'avanzata dei 300 sindaci con la fascia tricolore, come vedete il Presidente del Senato Casellati, ma i 300 sindaci con la fascia tricolore, che rappresentano proprio la prima articolazione, il primo contatto tra, sono i rappresentanti dei cittadini e al tempo stesso i rappresentanti e i gestori della cosa pubblica per il tempo, diciamo, del loro mandato. E da 2 anni a questa parte aprono la sfilata del 2 giugno. Sono 300 sindaci, ovviamente, di tutti i comuni d'Italia, in rappresentanza degli 8.000 comuni d'Italia.
Sì, diciamo la sfilata dei sindaci è importante, non è il primo anno come ricordava lei, però è praticamente importante proprio perché, diciamo, soprattutto nel caso dell'Italia, la nostra articolazione di paese è un'articolazione policentrica in cui c'è naturalmente una capitale, Roma, da cui parliamo, che è molto importante, ma che al tempo stesso però è anche fatta da tanti centri, grandi e piccoli, e quindi dare spazio ai sindaci è stata, dire, già negli anni scorsi, appunto ribadita quest'anno, comunque una soluzione, una scelta a mio avviso corretta e giusta. Abbiamo visto il sindaco di Bari, De Caro, che è anche presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, il sindaco di Genova vicino, Bucci, che insomma ha vissuto un anno particolarmente impegnativo dopo la tragedia del Ponte Morandi. Ecco, vedete la tribuna dell'autorità, il presidente della RAI Foa, poi l'amministratore delegato Salini, vedete tutte le altre personalità che sono presenti qui in via dei Fori Imperiali. A proposito di questo concetto di inclusione che esprimeva il professor Gervasoni, ieri in una lettera ai prefetti, il presidente della Repubblica ha ricordato proprio quello che diceva lei, professore, cioè l'importanza della relazione che c'è tra il governo centrale e le autonomie. Deve essere, ha ricordato Mattarella, un rapporto, un coordinamento leale e volto al bene comune come priorità fra tutte le altre scelte delle amministrazioni. E questo concetto di inclusione di cui appunto stiamo parlando intende sottolineare proprio il principio di unità. Vedete i sindaci applauditi, sorridenti, applauditi e plaudenti, se posso permettermi questa rima, che fendono la via dei Fori Imperiali con le loro fasce tricolori. Dico, questo concetto di inclusione sottolinea il principio di unità che poi deve esistere tra tutte le forze del paese che ogni giorno contribuiscono, ciascuno per la propria parte naturalmente, a definire proprio l'essenza stessa della Repubblica. Questo è un concetto molto caro al presidente Mattarella. Molto caro. L'inclusione è in sostanza, sempre nelle parole del presidente della Repubblica, un dovere delle istituzioni. Ci aspetta alle istituzioni garantire questo abbattimento di tutto ciò che osta all'inclusione e al non lasciare indietro nessuno. Vedete che bella questa immagine ripresa dall'alto, la nostra regista Brunello Olivari, di tutti i sindaci che stanno attraversando e rispondono all'applauso della folla, del pubblico qui in via dei Fori Imperiali. Vedete il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, il presidente della Repubblica si alza in piedi e così le altre più alte cariche dello Stato per rendere omaggio proprio ai primi cittadini d'Italia, lo dicevamo, rappresentanti del popolo in quanto eletti, del sindaco di Roma Virginia Raggi, in quanto naturalmente democraticamente eletti e però voglio dire, gestori della cosa pubblica e quindi responsabili nei confronti dei cittadini del buon funzionamento. Ed è il Presidente della Repubblica che saluta, risponde al saluto dei sindaci che vengono da ogni parte d'Italia, naturalmente sono rappresentanti dei comuni terremotati che ancora svolgono una grande azione per cercare di, una difficile opera di ricostruzione, per cercare di riportare serenità tra la popolazione e ripristinare le condizioni almeno minime di vivibilità. Abbiamo citato il sindaco di Genova Bucci, sindaco veramente in prima linea, professor Gervasoni, nella gestione sempre quotidiana dell'ordinario ma anche dello straordinario. Sì, lei citava giustamente il caso di Genova che è stata colpita nell'agosto scorso da questa tragedia e già la città comunque era provata per tante ragioni, ma insomma al di là di Genova tutto questo, i sindaci sono importanti perché sono al contatto con la fragilità insomma del nostro territorio. Forse ne parleremo anche dopo quando sfileranno dei corpi specifici, perché proprio uno dei compiti anche oggi delle forze armate è quando ci sono delle tragedie interne causate da origini naturali, e quindi questi intervengono e i corpi militari intervengono e sono sempre fondamentali a questo, proprio per gestire purtroppo poi sulla fragilità del territorio. Loro non possono fare niente, queste sono scelte di altro tipo, però loro sono in prima fila, le forze armate e poi i sindaci dal punto di vista politico, ad affrontare queste tragedie, ad affiancare altri corpi dello Stato, la protezione civile, anche tutte le altre varie istituzioni che soprattutto
soprattutto nei momenti di emergenza, diciamo, hanno bisogno di un aiuto maggiore. Anche perché il concetto di inclusione significa anche sinergia tra istituzioni e società civile, che è un concetto sul quale la Costituzione insiste tantissimo, anche il Presidente della Repubblica, che cita sempre i corpi intermedi, le famiglie, i singoli, cioè tutti i cittadini che devono collaborare a che diciamo ci sia una protezione sociale completa. Vedete ancora inquadrate il Presidente della Repubblica, colloquio il Presidente del Senato, vedete i bambini, prima abbiamo inquadrato un bambino, non gli bastava un cappellino solo, se ne ha messi quattro per dimostrare proprio l'attaccamento, questi cappellini che sono stati distribuiti, c'è scritto sopra Festa della Repubblica 2 giugno, e questa piccolina con la coccarda, la bandiera, un'altra coccarda in mano, insomma un bel senso della Repubblica che viene trasmesso ai figli, insomma. Vedete quanti bambini ci sono sulle tribune. Adesso noi stiamo aspettando l'arrivo della banda dell'arma dei carabinieri, come vi dicevo, che aprirà nel settore d'apertura, quindi aprirà formalmente. Vedete, anche con il braccio rotto si può venire a festeggiare la Repubblica il 2 giugno. Queste immagini veramente straordinarie che ci lasciano sempre stupefatti. Già il capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Vecciarelli, vedete, onorevole Guerini, il ministro Salvini, vice premier, ministro degli esteri Moavero, inquadrata la tribuna presidenziale, mentre il pubblico ancora, diciamo, attende, no? Attende quelli che saranno poi tanti momenti di questa ora di rassegna militare. Ci sarà la brigata Sassari con il loro canto, con il loro diciamo inno, poi ci saranno i bersaglieri alla fine che accenderanno gli animi, e poi il passaggio delle frecce tricolori naturalmente a suggellare la fine di questa sfilata. Allora, la banda dei carabinieri è diretta dal maestro Massimo Martinelli, le sue origini risalgono al 1820, hanno 102 orchestrali in organico, sono tutti vincitori di concorso pubblico e la banda naturalmente costituisce una struttura in grado di interpretare un ricchissimo repertorio, naturalmente non solo marce militari ma anche brani classici e moderni, insomma di qualsiasi genere, e tant'è che si esibisce in tutto il mondo la banda dell'arma dei carabinieri. E poi dopo, vi anticipo, poi sarà il generale Bianca Farina, che è il comandante del militare della capitale, ad aprire, diciamo, lo sfilamento a bordo di un veicolo tattico, Lince. Questo lo vedremo tra poco, dopo il passaggio della banda dell'arma dei carabinieri. Ancora scorci di Roma. Poi la giornata oggi, Nadia, continuerà anche dopo la... Sì, continuerà nel pomeriggio con l'apertura dei giardini, che è un momento in cui il Presidente, insomma, apre i giardini, perché il palazzo in realtà è sempre aperto, c'è una media di 500 visitatori al giorno, però si apriranno oggi pomeriggio anche i giardini alla cittadinanza, si calcola che passeranno per questi giardini una 20.000 persone, il Presidente farà il suo saluto, ci sarà anche la banda dei carabinieri, altre bande di altri corpi a intrattenere la folla che davvero ogni anno accorre molto numerosa, molto folta. Ogni corpo ha la sua banda, professor Gervasoni, perché la banda ha una funzione. La banda ha una funzione non solo di riconoscimento del singolo corpo, ma di creare un senso di comunità all'interno del singolo corpo e poi di manifestarlo al paese e poi anche questo quando magari nell'Ottocento serviva anche per incitamento all'azione durante, diciamo, quando la guerra era un po' più classica e quindi si faceva in questo modo, avevano anche questa funzione appunto di incitamento all'azione e di appunto di creare un senso di identificazione. Anche proprio di trasferimento, no? Degli ordini attraverso il trombettiere. Certo, certamente. Quindi è un ruolo fondamentale. Ecco la banda dei carabinieri che passa davanti con il suo direttore, che passa davanti alla tribuna presidenziale, molto applaudita come sempre. Devo dire, come tutti i reparti che passano in rassegna,
visto via dei fori imperiali, ricevono un applauso veramente convinto e caloroso da parte non solo delle autorità naturalmente, ma da parte di tutto il pubblico. E dopo il passaggio, come vi dicevo, dopo il passaggio della banda dell'arma dei carabinieri, ecco l'inizio vero e proprio, cioè il comandante dello sfilamento, che è il comandante militare della capitale. Il comando militare della capitale è responsabile dell'organizzazione generale di tutta la cerimonia, di tutta la rassegna, per cui il generale Biancafarina, che vedete in piedi a bordo del veicolo tattico multiruolo Lince, assume l'onere di tutta l'organizzazione della rassegna del 2 giugno, un comando che dipende direttamente dal capo di Stato Maggiore dell'Esercito, assolve i compiti di comando militare esercito per il Lazio, ma naturalmente in questa occasione rappresenta un pochino tutta l'organizzazione di tutte le forze armate che attraverso lo Stato Maggiore della Difesa compie uno sforzo notevolissimo. E poi su questi 5 automezzi, vedete, sfilano le bandiere dell'Esercito, della Marina Militare, dell'Aeronautica Militare, dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. La bandiera, anche qui, professor Gervasoni, abbiamo detto l'inno, il Presidente della Repubblica, la bandiera, non solo il tricolore e i vari stendardi e i vessilli delle varie forze armate hanno un'importanza fondamentale. Sì, ancora di più forse che la musica, la bandiera, bandiera nazionale ovviamente, ma poi bandiera dei singoli corpi, è il segno di riconoscimento. Per questo per esempio c'è una, non solo nei confronti della bandiera della nazione, ma anche ogni singolo corpo nei confronti della propria bandiera ha un rapporto appunto per cui trascende il simbolo, è quasi un rapporto, potremmo dire, carnale, perché insomma è la rappresentazione di quello che questo corpo e poi la nazione è. Quindi questo nella storia e solo negli ultimi secoli, prima le bandiere non esistevano, quindi la bandiera è anche qualcosa di moderno appunto. Prima esistevano altri vessilli, ma proprio quello della bandiera nasce appunto nel Settecento, quindi come proprio il simbolo della bandiera, quindi una forma di modernità nel momento in cui nasce la nazione. Non a caso poi quando nelle cerimonie di avvicendamento ai comandi, quando cambia un comandante generale o un capo di Stato Maggiore, il momento della consegna della bandiera di guerra è un po' il simbolo del passaggio del comando. Ed ecco, vedete le bandiere delle forze armate, delle forze dell'ordine, ve lo dicevo, esercito, marina, aeronautica, carabinieri e guardia di finanza si inchinano davanti al Presidente della Repubblica. Vedete, sono piene di decorazioni, le decorazioni hanno un significato, no Nadia? Insomma, sono veramente una testimonianza. Sì, 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 sono una testimonianza di professionalità, dello spirito di sacrificio, dell'umanità che costantemente contraddistingue il personale, si identifica, e anche un po' il ricordo dei caduti, di coloro che hanno sacrificato tutto fino alla vita nella... A questo proposito oggi il Presidente della Repubblica ha inviato un messaggio nel quale forze armate, nelle quali ha voluto proprio ricordare i caduti e mandare un messaggio alle famiglie, un abbraccio alle famiglie per dire che appunto lo Stato non li dimentica. Questi che vedete sfilare sono i gonfaloni delle regioni italiane, delle province autonome di Bolzano e Trento, dell'Unione delle Province Italiane, lo stendardo dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, che sono a bordo di mezzi militari del tipo VM20. Questo schieramento è stato aperto dal brigadiere generale Giovanni Di Blasi, che è il comandante dei supporti logistici dell'esercito. Naturalmente attraverso questi gonfaloni che cosa si vuole rappresentare? Si vuole rappresentare il decentramento dei poteri dello Stato, cioè sono le articolazioni territoriali dello Stato, lo Stato unitario, ma nel territorio è rappresentato, no, da come questi dicevamo, enti. Come dicevamo prima, nel caso dei comuni, nel caso delle regioni, è proprio la regione, è un'istituzione creata appunto dalla Costituzione, poi sono diventate operative diversi anni dopo, ma insomma rappresentano appunto questa unità nella diversità del paese, cioè la diversità appunto, non che gli altri paesi non siano diversi al loro interno, però quello italiano ha per la sua storia ma anche per la geografia una particolarità che appunto è costituito da mondi molto diversi che hanno bisogno di un'articolazione di carattere regionalistico, federalistica, proprio per essere tenuti assieme.
E dopo le bandiere con faloni delle regioni, delle province e dell'Associazione Nazionale dei Comuni, queste sono le bandiere, i labari e i medaglieri delle associazioni di categoria e di specialità. Vedete, sono vessilli di associazioni combattentistiche, associazioni di arma, partigiane, di categoria, di specialità. Rappresentano, come ci ricordava prima Nadia, i caduti di tutte le guerre. Vedete le decorazioni, le medaglie d'oro. Insomma, qui c'è tanta storia e c'è anche tanta memoria da preservare. Vedete anche con questi i rappresentanti di chi ha combattuto, di chi ha visto veramente versare il sangue per la patria, ed è qui oggi, no, portando con orgoglio il vessillo e il labaro della propria associazione e dei paracadutisti d'Italia, l'arma di cavalleria, ne leggiamo alcuni solamente, l'associazione dei lagunari, gli artiglieri d'Italia, gli autieri d'Italia, l'esercito naturalmente, il commissariato militare, insomma tutte le specialità, perché vedete il cappello dei bersaglieri naturalmente, ci sono anche loro, e poi c'è anche la rappresentanza dell'Associazione Nazionale delle Famiglie dei Caduti e Mutilati nell'Africa, insomma nell'aeronautica, nella Polizia di Stato, insomma qui veramente abbiamo un dovere della memoria, professore. Sì, giustamente prima si parlava della memoria dei caduti, che è fondamentale per non solo per le forze armate ma per tutto il paese, nel senso che i caduti militari vanno nelle guerre, vanno ricordati, perché insomma è grazie a loro che diciamo il paese oggi è libero e può avere, come dire, una funzione nel mondo ed essere integro al proprio interno. Per questo il ricordo dei morti in qualsiasi ordinamento, diciamo, di carattere militare ma anche civile, svolge un ruolo importante, proprio perché i caduti sono quelli che poi trasmettono la tradizione del paese, sono quelli che sono, e ricordiamoci che non stiamo parlando di guerre solo della prima guerra mondiale o della seconda guerra mondiale, ma i caduti ci sono stati ancora poco tempo fa. E in qualche modo queste associazioni tengono un legame fra l'esercito e i cittadini, che altrimenti si interromperebbe. Certamente. Esercito inteso naturalmente come il complesso delle forze armate, certo, perché sì. No, adesso noi vedremo sfilare, no, le varie forze armate, diciamo le varie componenti, no, che rappresentano. E questo è il primo settore che sfila, che è dedicato alle organizzazioni internazionali di riferimento per il nostro paese, vedete sotto lo sguardo del Capo di Stato Maggiore della Difesa, e agli organismi multinazionali a cui l'Italia aderisce. Poi ci sono i veterani, i rappresentanti dei caduti delle forze armate e le loro famiglie, alla riserva selezionata, che sono specialisti che mettono a servizio della difesa le proprie competenze, il personale civile della difesa, gli atleti in uniforme, compreso il gruppo paralimpico della difesa, che è la testimonianza di un impegno fondato su disciplina, sacrificio e rispetto. Apre il settore la rassegna delle bandiere delle organizzazioni internazionali, che rappresentano, diciamo, il nostro ruolo nel mondo, nel panorama internazionale. Peraltro quest'anno festeggiamo, anche celebriamo, i 70 anni della NATO, no? Dell'ingresso del nostro paese nella NATO. Il comandante del primo settore, il generale di brigata aerea Marco Lant, che è il capo di Stato Maggiore di EUNAVFOR Med, il comando di stanza a Roma, è responsabile per l'azione Sofia dell'Unione Europea, pianifica e conduce le operazioni aeronavali volte a contrastare i traffici illeciti nel Mediterraneo. E poi abbiamo le bandiere delle Nazioni Unite, della NATO, dell'Unione Europea, le bandiere delle missioni delle Nazioni Unite in Libano, delle missioni NATO in Kosovo, in Afghanistan, in Turchia, nei paesi baltici, nel Mediterraneo, le operazioni dell'Unione Europea nei Balcani, nel Mediterraneo e in Somalia. Insomma, la testimonianza del coinvolgimento nella comunità internazionale è sempre stata fondamentale per il nostro paese, che nel tempo ha consolidato, dobbiamo dire, un ruolo guida nelle operazioni di supporto alla pace in queste zone. Questa è la banda della Brigata Sassari. L'inno di Monios ricorda le gesta della Sassari nella prima guerra mondiale. E si conclude con il motto Forza Paris, che significa in sardo, significa tutti insieme. Ascoltiamo.
La banda della Brigata Sassari è stata costituita nel 1988, ha ereditato le tradizioni delle bande reggimentali della Brigata e quindi ha una storia recente, anche loro hanno un repertorio che varia da quello tipicamente militare ai brani di Rossini, Beethoven e Verdi. Ed ecco il gruppo sportivo paralimpico della difesa, in testa il tenente colonnello, medaglia d'oro al valor militare Gianfranco Paglia. Il gruppo paralimpico, sportivo paralimpico difesa, è composto dal personale di tutte e quattro le forze armate. Durante il servizio hanno riportato lesioni permanenti o patologie invalidanti o vissuto in modo diretto eventi traumatici, portano i segni del loro impegno, della loro dedizione verso lo Stato sul loro fisico, e attraverso anche lo sport sono riusciti comunque a continuare a dare testimonianza dell'impegno, e sono molto applauditi dell'impegno a favore della nostra Repubblica. Vengono salutati con rispetto, con grande affetto, e la tribuna presidenziale è tutta in piedi al loro passaggio. Vede il Presidente della Repubblica, ma tutte le cariche dello Stato, ma tutta la tribuna applaude. Vede il gruppo, ci sono anche rappresentanti delle Fiamme Oro, della Polizia, le Fiamme Azzurre, insomma sono tutti i corpi dello Stato che sono rappresentati. Sono anche protagonisti di notevoli successi, insomma portano dei risultati ottimi in campo strettamente sportivo, tra l'altro nel tiro con l'arco, nel nuoto, nell'atletica leggera, nel paraciclismo, insomma hanno ottenuto notevoli risultati. E ora vedete a bordo di sempre di automezzi VM90 una rappresentanza del personale delle forze armate che ha subito traumi in operazioni o in addestramento, vittime del dovere, personale che ha subito in servizio disabilità invalidanti o gravi patologie, sono donne e uomini che nell'adempimento del loro servizio in Italia e all'estero, ed è il Ministro della Difesa Trenta che li applaude, hanno riportato conseguenze permanenti, e per far fronte alle loro esigenze nel 2018 la difesa ha inaugurato proprio il centro veterani, che nasce per offrire un supporto globale ai militari e ai loro familiari. Cosa si prefigge questo centro? Di divenire un unico punto di riferimento per la gestione e lo sviluppo di soluzioni utili per il personale affetto da limitazioni funzionali collegate al servizio dal punto di vista clinico, terapeutico, riabilitativo, fino al supporto psicologico e socioassistenziale. Questo centro, che è stato voluto proprio per garantire le stesse opportunità a tutti i veterani della difesa, è collocato all'interno del Dipartimento Scientifico del Policlinico Militare qui a Roma, al CEU. Poi lo sfilamento prosegue, vedete, con personale della civile, della difesa, che è una componente molto importante per il corretto funzionamento del nostro ministero. I dipendenti civili in servizio oggi sono 25.000 unità, mentre questa che vedete è una compagnia mista interforze di ufficiali della riserva selezionata delle forze armate e dell'arma dei carabinieri, è costituita da professionisti con particolare esperienza e competenza ritenute di interesse per le forze armate e non compiutamente disponibili al loro interno. Anche il ministro è una riservista, e quindi l'abbiamo vista sorridente al passaggio di questi reparti. Sono ingegneri, architetti, medici, giornalisti, anche esperti in geopolitica, diritto internazionale ed altre discipline sia giuridiche che economiche, forniscono la disponibilità al richiamo per un impiego temporaneo sul territorio nazionale e all'estero. Ecco, ed è la prima volta che sfilano qui. Il 2 giugno, vedete, questo, il compiacimento del ministro Trenta.
Questa invece è la banda musicale del primo reggimento granatieri di Sardegna in grande uniforme di rappresentanza. Questa banda ha una storia centenaria, è stata fondata nel 1786 quando vennero creati i primi complessi militari di pianta stabile dell'esercito piemontese. E la banda dei granatieri è costituita da volontari che si dedicano costantemente con passione allo studio della musica. E questo è un reparto di formazione di Asso Arma che unisce rappresentanze di tutte le associazioni d'arma come consolidata espressione della continuità tra militari in servizio e militari in congedo. Hanno la loro origine storica nelle associazioni di militari in congedo che nacquero con lo Statuto Albertino del 1848. Sono 800.000 persone. Ecco, questa unione, no, tra passato, tra impegno del passato che in qualche modo vuole proseguire. Sì, questo è fondamentale proprio perché, ma questo appunto, come ricordava lei, fin dallo Statuto Albertino, queste associazioni sono associazioni che contribuiscono a mantenere il legame tra l'esercito e il paese, che è fondamentale, quindi non farlo apparire come un corpo separato, perché in fondo sì, anche il veterano, anche colui che ha svolto, continua a rimanere militare, diciamo nell'animo, ma resta comunque all'interno della società, e all'interno della società contribuisce a diffondere appunto i valori dell'arma. Quindi queste associazioni sono molto importanti. Questi sono gli atleti, del settore dello sport in uniforme, che è parte integrante del modello sportivo italiano. Sapete che tante medaglie d'oro, tanti successi anche alle Olimpiadi sono vinti da atleti che appartengono proprio a gruppi sportivi delle forze armate e delle forze dell'ordine. Questa era una rappresentanza dei gruppi sportivi dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, dei carabinieri, della guardia di finanza, della polizia di Stato, della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco. Hanno rappresentato l'Italia in tutte le Olimpiadi. E adesso vediamo il primo settore, abbiamo concluso la rassegna del settore di apertura, questo è il secondo settore che è dedicato all'esercito italiano. 158 anni di storia, l'esercito italiano impegnato con 7.000 soldati nell'operazione Strade Sicure a fianco delle forze dell'ordine e poi all'estero nei vari in svariati angoli del mondo. Il comandante di questo secondo settore è il generale di brigata Diego Filippo Fulco, che è comandante della brigata Granatieri di Sardegna. E la banda che vedete è la banda dell'esercito diretta dal maggiore Antonella Bona. Subito dopo la banda il gruppo Bandiera e poi la compagnia composta da allievi della Scuola Militare Nunziatella di Napoli, che è uno storico istituto di formazione, e della Scuola Militare Tully, che rappresentano i licei d'élite, che oltre a fornire una preparazione culturale e didattica di altissimo livello prevedono una costante attività ginnico-sportiva e una formazione militare. Quest'anno hanno presentato domanda di ammissione alle scuole militari dell'esercito 1500 liceali, tanti ragazzi che vogliono entrare nell'esercito e cominciano proprio dalle scuole, dalla Nunziatella e dalla Tully. Ora quelli che vedete sono gli allievi ufficiali dell'Accademia Militare di Modena, naturalmente sempre preceduti dalla bandiera d'istituto. L'Accademia di Modena è l'erede della Reale Accademia Sabauda, fondata a Torino nel 1677, quindi ha il primato della più antica istituzione, che è destinata a preparare i quadri dirigenti dell'esercito italiano e dell'arma dei carabinieri. Questi che vedete adesso sfilare sono i rappresentanti della compagnia di rappresentanza del primo reggimento granatieri di Sardegna, che indossa
la grande uniforme di rappresentanza. 360 anni di storia, i granatieri hanno preso parte a tutte le attività operative dell'esercito, dalle guerre del XVIII secolo, ai due conflitti mondiali, fino alle missioni in Somalia, nei Balcani, in Afghanistan e in Libano, quindi continuano a fornire un supporto straordinario alle nostre forze armate e ai cittadini, non solo in Italia ma anche all'estero. E questi sono i lancieri di Montebello, facilmente riconoscibili. Il loro standard è decorato da medaglia d'argento al valor militare, il saluto del capo di Stato Maggiore della Difesa. I lancieri di Montebello sono eredi della tradizione e della gloria della cavalleria italiana ed è l'unico reggimento ad essere articolato su un gruppo di squadroni blindato e su un gruppo di squadroni a cavallo. Questi sono i paracadutisti del Col Moschin, nono reggimento d'assalto, comunemente chiamato il nono, è l'erede dei reparti arditi, l'unità di forze speciali incursori dell'esercito italiano. E recentemente il reggimento è stato autorizzato a indossare il basco grigio-verde a memoria della fondazione del plotone speciale avvenuta nel 1952. E invece questi sono i baschi degli uomini della Folgore. Reggimento 185esimo reggimento artiglieria paracadutisti, unità di supporto di fuoco diretto alla brigata paracadutisti Folgore. I diavoli gialli del 185esimo reggimento rappresentano l'unica unità nella NATO ad impiegare i propri mortai pesanti entro 30 minuti dall'avvio lancio del primo uomo alla porta, quindi una capacità di intervento straordinaria e veramente immediata. E anche loro vengono utilizzati in molteplici teatri operativi in Kurdistan, Afghanistan, Libano, Kosovo e naturalmente sul territorio nazionale. Adesso, come potete riconoscere dal cappello e anche dalla musica dell'inno, sfilano gli alpini. Questa è la fanfara della Brigata Alpina Iulia. Ecco gli alpini del nono reggimento di stanza all'Aquila. Sfilano con un peso non indifferente, gli sci, lo zaino e tutta la loro dotazione. Anche d'arma naturalmente. Ecco i nostri alpini. Lo sguardo rivolto alla tribuna presidenziale, al Presidente della Repubblica, che ricambia il saluto. Gli alpini concludono il secondo settore. E ora la volta della Marina Militare. E adesso ci apprestiamo, vedete ancora il passaggio degli alpini. Il cui sviluppo e prosperità sono ineludibilmente dipendenti dal mare. La Marina, con la sua continua presenza e sorveglianza degli spazi... Sempre tanti applausi, professor Gervasoni. Sì, sono applausi, ce ne possiamo rendere conto noi che siamo vicini, anche noi che siamo vicini, sono applausi decisamente spontanei, non forzati come qualcuno potrebbe pensare, data diciamo, l'ufficialità. In questo caso diciamo, l'ufficialità si coniuga molto bene con la spontaneità, cioè quindi con questi italiani che sono qui tra di noi e che sono venuti ad assistere e a queste sfilate in cui si riconoscono anche con magari con corpi con cui che non hanno mai visto, pensiamo per esempio a chi sta in montagna o nei confronti della Marina o viceversa. E proprio la Marina, avete visto il saluto dell'ammiraglio Walter Girardelli, che è il capo di Stato Maggiore della Marina, che saluta la banda della Marina Militare, che apre il settore dedicato a questa forza che incarna la vocazione marittima, no, del nostro paese. E il comandante di questo settore, che è il terzo, è il contrammiraglio Andrea Petroni, che è il comandante dei sommergibili della Marina Militare.
banda è diretta dal capitano di vascello, il maestro Antonio Barbagallo. Questo della Marina è uno dei complessi bandistici più antichi. La sua costituzione risale al 1879, pensate. Questi sono gli allievi della Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia e gli allievi marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto. Anche il Morosini è un istituto liceale che prepara gli allievi e le allieve a una cultura umanistica e scientifica ampia e diversificata, mentre la Scuola Sottufficiali forma sottufficiali graduati della truppa che opereranno poi nel settore tecnico, amministrativo, operativo a bordo delle navi e nei comandi a terra della Marina Militare. Subito dopo una compagnia composta dagli allievi dell'Accademia Navale di Livorno, che è un famosissimo istituto che forma ufficiali e futuri comandanti che saranno chiamati a dirigere uomini e mezzi al servizio del paese. Gli allievi dell'Accademia di Livorno, e questo vedete preceduto dagli stendardi delle unità della squadra navale. Questa è una rappresentanza degli equipaggi della squadra. In testa c'è la bandiera di guerra del terzo reggimento San Marco. 2000 uomini militari, uomini e donne naturalmente, sono impegnati in diverse attività e operazioni, tra cui l'operazione Mare Sicuro, operazione internazionale il contrasto della pirateria nell'Oceano Indiano e nel Golfo di Aden. Vedete tutti gli stendardi delle unità della squadra navale che si inchinano davanti alla tribuna presidenziale, oltre a svolgere anche il ruolo di vigilanza della pesca. Dal comandante in capo della squadra navale dipendono 18.500 donne e uomini. Questa è una compagnia rappresentativa di alcune specialità della Forza Armata, e vedete nella loro tenuta possiamo riconoscere gli equipaggi delle navi, dei sommergibili, poi gli incursori, i palombari del comando subacqueo incursori, gli equipaggi di volo, i piloti, gli operatori, gli specialisti dell'aviazione navale. E la Marina è una forza armata completa, e quindi anche al suo interno ha tutte le sue specialità. E questi sono quelli del San Marco, è con la loro bandiera di guerra, il primo reggimento San Marco, complesso, avete sentito il loro motto, complesso multidisciplinare di proiezione sul mare, dal mare, forza d'alta prontezza e flessibilità per la difesa avanzata degli interessi nazionali. Vedete tutte le varie uniformi, anche gli equipaggiamenti ci fanno rendere conto del loro impiego nelle operazioni più delicate. Chiude il settore preceduta, vedete questi sono ancora gli uomini e le donne del San Marco, dallo stendardo delle proprie unità navali una compagnia delle capitanerie di porto, la Guardia Costiera, un corpo specialistico della Marina Militare, vedete che viene salutato dall'ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino. È posto alle dipendenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e del Ministero dell'Ambiente. Questo è ancora il capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Pecciarelli. E sono tanti i compiti della Guardia Costiera, che quest'anno poi compie 30 anni dalla sua istituzione. E non solo l'attività di vigilanza nei porti, il controllo della pesca, ma anche tutto il monitoraggio del traffico navale. Che è un'operazione molto molto importante e fondamentale non solo per i commerci ma anche per la sicurezza. Allora, abbiamo completato il terzo settore e adesso ci apprestiamo
ad assistere al passaggio del quarto settore, che è dedicato all'aeronautica militare. Nadia, è un diciamo uno svolgimento molto, molto, molto rapido, veloce. No? Molto veloce, e però ci fa capire, no, quanto, diciamo, quante risorse. Quanto sia complessa anche la composizione, quanto sia complessa. Ma di questo si parlava, tornando indietro al 158esimo dell'esercito, quando il Presidente della Repubblica ha detto: c'è una grande necessità di innovazione delle forze armate, sia per quanto riguarda i nuovi compiti che sono chiamati ad assolvere, ma anche per i mezzi, per gli strumenti che hanno a disposizione, perché devono affrontare nuove sfide e devono avere degli strumenti, cioè lo Stato deve dare loro gli strumenti giusti, moderni, per affrontarli. E questo è il generale di brigata Riccardo Rinaldi, che è il comandante della scuola di aerocooperazione di Guidonia, la banda dell'aeronautica militare, salutata dal generale Alberto Rosso, che è il capo di Stato Maggiore dell'Arma Azzurra. Vedete, questo è il generale Rinaldi, ed ecco il saluto in tribuna del capo di Stato Maggiore alle proprie donne e i propri uomini che sfidano. La banda dell'aeronautica è diretta al maestro colonnello Patrizio Esposito, è una delle più giovani tra le formazioni musicali delle forze armate. Però pensate, è stata costituita nel 1937 e come padrino di eccezione ebbe il compositore Pietro Mascagni. Quindi sarà giovane, ma insomma vanta un blasone. Esatto, vanta un blasone non indifferente. E questi sono gli allievi della Scuola Militare Aeronautica Giulio II di Firenze. Tra le scuole militari italiane si caratterizza per la connotazione aeronautica, naturalmente curando una crescita culturale, umana, morale, fisica e di carattere degli allievi. Sono gli allievi appartenenti ai corsi Omega e Perseo, rispettivamente la quarta e terza classe del liceo classico e scientifico. Sono molto giovani, sono i ragazzi del liceo che svolgono questa attività. E poi, sempre preceduta dal gruppo Bandiera, sono gli allievi della scuola Marescialli dell'Aeronautica Militare, che ha sede a Viterbo. E questo è un istituto a carattere universitario. La scuola ha il compito di provvedere alla formazione militare e professionale dei sottufficiali del ruolo marescialli e alle successive fasi di perfezionamento e di aggiornamento. E poi abbiamo sempre preceduto, naturalmente gli schieramenti sono sempre preceduti poi dal loro gruppo bandiere, la compagnia d'onore dell'aeronautica militare, del 14° stormo di pratica di mare. La compagnia d'onore svolge servizi di alta rappresentanza e concorre naturalmente alla formazione dei contingenti operativi impiegati nei vari territori, certo, in Italia e all'estero. Questi sono gli stendardi dei reparti operativi e la compagnia che sta sfilando e che vedete è composta da piloti. Questo è ancora il reparto d'onore, la compagnia d'onore, e questi invece sono i piloti in combinazione da volo provenienti dalle linee aerotattiche, trasporti, elicotteri e pilotaggio remoto Predator con funzioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione. Come ci ricordava prima Nadia Zikowski, forze armate che sono dotate di strumenti all'avanguardia e tecnologicamente molto, molto, molto avanzati. E adesso sono gli uomini e le donne del 16° stormo di Martina Franca e la compagnia di fucilieri dell'area del 16° stormo e del 9° stormo di Grazianese. I fucilieri svolgono compiti di difesa terrestre a protezione del personale, dei mezzi e delle installazioni dell'aeronautica militare in patria e fuori dai confini nazionali. Contribuiscono naturalmente al dispositivo di sicurezza dei nostri schieramenti militari anche all'estero. Questa è la compagnia del terzo stormo di Verona Villafranca, reparto di alta prontezza, specializzazione inserito nel contesto del comando logistico dell'aeronautica militare, le forze di pronto intervento. Vedete anche qui l'equipaggiamento con le telecamere a raggi infrarossi sui caschi e tutte le varie articolazioni. Ecco, vedete la nostra regista che inquadra queste dotazioni tecnologiche veramente all'avanguardia. Il quinto settore è
diciamo questo, il terzo stormo di Villafranca chiude il settore dedicato all'aeronautica militare. Il quinto settore sarà dedicato all'arma dei carabinieri. Quindi abbiamo visto esercito, marina, aeronautica, adesso vediamo carabinieri, poi dopo vedremo ancora più avanti i corpi militari e non militari dello Stato, cioè i corpi militari e quelli ausiliari dello Stato, poi con la Guardia di Finanza, la Polizia e quant'altro. Vedete il comandante generale della Guardia di Finanza Giuseppe Zafarano, il comandante generale dell'Arma dei Carabinieri Giovanni Mistri, il premio Nobel per la fisica, vedete in basso a destra Carlo Rubbia che assiste alla parata, alla rassegna. Sì. Posso aggiungere? Prego. Allora, ricordiamo che il corpo dei carabinieri è, mentre gli altri corpi ci sono anche negli altri paesi, esercito, marina, i carabinieri esistono solo nel nostro paese, sono, diciamo, hanno anche compiti particolari che non si trovano in altri corpi di altri paesi e, diciamo, sono una parte dell'arma più amata, naturalmente più amata, a cui, diciamo, il paese si è sempre identificato anche in momenti drammatici, penso soprattutto durante la Seconda Guerra Mondiale. Avete visto il saluto del generale Mistri. Al comando del quinto settore il generale di brigata dei carabinieri Michele Silmarco, comandante della legione allievi carabinieri. Questa è la fanfara della legione allievi che è diretta dal maresciallo maggiore Danilo Di Silvestro. Sono 44 elementi, si esibisce in occasione di cerimonie militari, ricorrenze e manifestazioni naturalmente. Ed è la fanfara che accompagna le esibizioni del carosello dei carabinieri a cavallo che si svolge ogni anno in occasione dell'anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. Questa è una compagnia di rappresentanza degli istituti di formazione dell'Arma dei Carabinieri, sono naturalmente in testa le bandiere d'istituto e ci sono gli allievi frequentatori della Scuola Ufficiale di Roma, della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze e della Legione Allievi Carabinieri. Sono tutti vincitori di concorso pubblico che prima di raggiungere i reparti operativi frequentano i corsi di formazione. Li vediamo passare, avete visto l'inchino del Presidente della Repubblica alla bandiera dell'Arma dei Carabinieri. Questa è una compagnia di carabinieri dell'organizzazione territoriale, cioè i carabinieri che abbiamo vicino a casa, delle stazioni, no? dei carabinieri, la struttura portante dell'arma. L'80% del personale è impiegato nell'organizzazione territoriale. In ciascuno degli 8.000 comuni italiani sono presenti i carabinieri, li vedete sfilare. È un punto del carabiniere, è un punto di riferimento costante della comunità, insomma. E questa invece è la compagnia rappresentativa dei reparti speciali dell'arma, sono squadroni eliportati cacciatori, unità forestali, ambientali e agroalimentari, il raggruppamento investigazioni scientifiche, i comandi carabinieri dedicati alla tutela della salute, del patrimonio culturale, del lavoro, l'antifalsificazione monetaria, i servizi aerei, navali, i cinofili, sono tante le specialità e i reparti speciali dell'arma dei carabinieri. Questa è la prima brigata mobile. È l'ottavo reggimento del Lazio, è un'unità che con i suoi reparti mobili distribuiti su tutto il territorio nazionale garantisce costante reattività, flessibilità e rapidità di intervento. Questi sono i paracadutisti del Tuscania, compagnia composta dal personale della seconda brigata mobile carabinieri, avete sentito il loro grido? Questa unità comprende il primo reggimento paracadutisti Tuscani, il gruppo di intervento speciale, reparti addestrati per pianificare e condurre operazioni militari di polizia ad alto rischio. E vedete che anche per motivi di sicurezza alcuni di loro hanno il volto nascosto dal passamontagna. E questi erano i carabinieri. Adesso è il sesto settore dedicato ai corpi militari e ausiliari dello Stato. Abbiamo in testa la Guardia di Finanza, poi che è Corpo di Polizia, Ordinamento Militare dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, la responsabilità del generale Giuseppe Zafarana, che è il nuovo comandante generale, da poco è subentrato al generale Giorgio Toschi, al comando delle Fiamme Gialle.
E in testa al settore il generale di brigata Vito Straziota, che è il comandante della Legione Allievi. La banda della Guardia di Finanza è diretta al maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso. 102 elementi provenienti dai conservatori italiani che sono selezionati attraverso un concorso nazionale. Ecco la banda della Guardia di Finanza. Della banda. Adesso vedete in testa la bandiera d'istituto, questa è una compagnia dell'Istituto di Formazione della Guardia di Finanza che è composta dagli allievi dell'Accademia di Bergamo e della Scuola Ispettori e Sovrintendenti dell'Aquila. L'Accademia di Bergamo ha un ordinamento didattico universitario, prepara e forma i futuri ufficiali e comandanti del corpo. Subito dopo avremo una compagnia della Legione Allievi della Guardia di Finanza, composta dal personale della Scuola Alpina di Predazzo, della Scuola Nautica di Gaeta, della Scuola Allievi di Bari. In testa naturalmente ci sono le bandiere d'istituto delle tre scuole, vedete, articolate territorialmente. Volevo aggiungere sulle scuole, abbiamo visto passare nei vari corpi, il ruolo delle scuole militari è fondamentale, nel senso è sempre stato, ma è in particolare oggi sono scuole di altissimo livello e soprattutto oggi, perché oggi il tipo di guerra in cui ci si trova di fronte è un tipo di guerra tecnologica che richiede un'altissima competenza e una grande capacità sia scientifica ma sia anche umanistica, no? Di comprensione dei problemi. Questi sono i baschi verdi della Guardia di Finanza, è la scuola di addestramento e specializzazione di Orvieto, lì vengono formati, è una compagnia del comparto antiterrorismo e pronto impiego. Esaurito lo schieramento della Guardia di Finanza, adesso è la volta di una compagnia del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana, che è un corpo ausiliario delle forze armate, vanta la partecipazione in numerose missioni internazionali, il supporto naturalmente delle forze armate e anche a sostegno il movimento internazionale di Croce Rossa e di Mezzaluna Rossa. E subito dopo il corpo militare volontario ci sono le infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana, sono le Croce Rossine, primo corpo ausiliario delle forze armate tutto al femminile, che da sempre ha affiancato i nostri soldati con encomiabile impegno sia nei conflitti mondiali sia negli interventi umanitari in tutto il mondo. Ecco la fierezza delle Croce Rossine che passano davanti alla tribuna presidenziale. Dopo le Croce Rossine è una compagnia del Corpo Militare dell'Ordine di Malta Italia, che è un corpo speciale ausiliario dell'esercito italiano. La compagnia è integrata da una rappresentanza del Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine, vedete le Croce Rossine che salutano i vertici al loro passaggio. E questi sono appunto i militari dell'Ordine di Malta Italia, vi dicevo che è un corpo speciale ausiliario dell'esercito italiano. E questo sfilamento chiude il sesto settore. Adesso invece ci avviamo ad assistere al passaggio del settimo settore. Sono i corpi armati e non armati dello Stato. Per il terzo anno consecutivo sarà la Polizia di Stato a guidare il settimo settore.
si ricorda ancora il, diciamo, il tema di quest'anno, l'inclusione, il principio di unità tra tutte le forze del paese, naturalmente a partire da quelle istituzionali che, come la polizia, opera quotidianamente una significativa opera e politica di inclusione. Vedete che al comando di questo settore c'è una donna, dirigente superiore di Polizia di Stato, la dottoressa Lorena Di Galante, che è il capo del secondo reparto, e vedete il capo della Polizia Franco Gabrielli, il direttore generale della Pubblica Sicurezza, si alza in piedi per rendere omaggio ai reparti della Polizia che schierano, che passano in rassegna qui in Via dei Fori Imperiali. Vi dicevo, la dottoressa Di Galante, che è capo, eccola, del secondo reparto della Direzione Investigativa Antimafia. La polizia femminile viene istituita nel 1959, mentre poi le forze armate e la Guardia di Finanza più tardi, vent'anni fa. Questo è l'anno del ventennale, l'ingresso delle donne nelle forze armate, un ventennale che è stato anche festeggiato al Quirinale, ricordandolo l'8 marzo, nel giorno della festa della donna. Questo invece è la banda del corpo della Polizia Penitenziaria, diretta dal maestro commissario coordinatore Fausto Remini. Adesso vedete sfilare una compagnia di funzionari della Polizia di Stato che indossa la sciarpa tricolore, perché è da sempre la prerogativa dei funzionari di pubblica sicurezza, cioè che quando svolgono ovviamente la loro attività hanno questo simbolo proprio sia per farsi riconoscere sia per testimoniare, diciamo, il loro intervento, no? Il coordinamento, diciamo, della di coordinamento e gestione dell'ordine pubblico, e indossano la fascia tricolore. Sono i funzionari della Polizia di Stato che schierano, vedete, che sfilano davanti alla tribuna presidenziale. La sciarpa tricolore ha origini antiche e risale all'istituzione dell'amministrazione della pubblica sicurezza. Subito dopo, vedete, li avete già scorti, è il turno della compagnia di allievi vice ispettori della Polizia di Stato provenienti dall'Istituto per Ispettori di Nettuno. Gli ispettori rappresentano il loro sviluppo direttivo della Polizia di Stato, sono attribuiti importanti compiti nei settori investigativi, operativi e di gestione del personale. E queste invece sono le numerose specialità della Polizia di Stato: sfilano unità della Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera, delle Comunicazioni e della Polizia Scientifica. Ci sono i reparti mobili, ci sono i reparti prevenzione crimine, il reparto volanti, il reparto di volo, i NOX, li vedete sfilare proprio in questo momento, le unità speciali antiterrorismo, i sommozzatori, i tiratori scelti, gli artificieri, i rocciatori, gli sciatori e alla fine gli atleti anche del gruppo sportivo Fiamme Oro. Questa invece è una compagnia del corpo della Polizia Penitenziaria composta da allievi della Scuola di Formazione Giovanni Falcone di Roma. Donne e gli uomini della Polizia Penitenziaria operano per garantire la legalità e la sicurezza dentro e fuori gli istituti penitenziari. È un'attività molto delicata, ma un'attività molto, molto importante, perché garantisce sicurezza non solo all'interno delle carceri, ma anche una preziosa opera di monitoraggio, diciamo, di tutte le attività che dal carcere possono avere in qualche modo qualche relazione con l'esterno. Questa è la banda dei Vigili del Fuoco, diretta dal maestro Donato Di Martire. I Vigili del Fuoco fanno parte proprio del nostro paese, sono molto amati, come peraltro tutto il resto naturalmente delle forze che abbiamo visto schierare. I Vigili del Fuoco intervengono subito. I Vigili del Fuoco, un po' come ricordava il professor Gervasoni, i Carabinieri, nel discorso di fine anno Mattarella ha ricordato la storia di questa signora che a Natale si sentiva sola e
ha chiamato i carabinieri perché venissero a farle compagnia. La cosa divertente è che loro ci sono andate e hanno passato il Natale con lei. Questi sono i Vigili del Fuoco, preceduti dalla loro bandiera, 25 medaglie d'oro, 4 medaglie d'argento. Sono Vigili del Fuoco di ruolo e Vigili del Fuoco volontari. Questo è un anno importante per i Vigili del Fuoco, è 80° dalla sua fondazione nel 2019. I Vigili del Fuoco sono i primi ad arrivare e i primi ad andare via quando hanno ultimato il loro lavoro, perché devono sempre andare da un'altra parte per seguire le richieste, per diciamo, offrire subito una risposta immediata nei casi di... Perché in qualsiasi cosa accada sono comunque coinvolti, diciamo, quindi tutti sono fondamentali, ma loro sono, come dire, più occupati degli altri proprio per la particolarità del loro compito. Loro sono i volontari della Croce Rossa Italiana, corpo fondato il 15 giugno del 1864. Croce Rossa Italiana è... In caso di conflitto provvede al recupero delle vittime, alla cura dei feriti, dei malati, ma svolge attività sanitarie, assistenziali, anche naturalmente in tempo di pace, la nostra Croce Rossa. E questi invece sono i ragazzi del Servizio Civile Universale. In questo momento ci sono 50.000 ragazze e ragazzi, pensate, sono operatori volontari in servizio, che sono impiegati in quasi 6.000 progetti sul territorio nazionale. Il Servizio Civile Universale, proprio questa unità, abbiamo detto che oggi come ogni 2 giugno, sfilano cittadini in uniforme e cittadini non in uniforme. Ecco, questi ragazzi dimostrano il testimone del loro impegno, no? A favore della Repubblica, dello Stato, in tanti progetti, no? Proprio per dedicare parte del loro tempo, un momento particolare della loro vita, all'impegno, diciamo, a favore degli altri. Particolarmente oggi, nel futuro, il servizio civile diventa uno degli elementi fondamentali, perché con l'esercito ormai professionale già da diversi anni, il servizio civile è proprio uno dei modi particolarmente importante per i cittadini per servire comunque la Repubblica. Questa è una rappresentanza delle polizie locali d'Italia, naturalmente la Polizia Locale di Roma Capitale, è una formazione mista, è la divisa ordinaria con il classico basco bianco, no? Che svolge attività di viabilità ordinaria. E chiude il settore, questo settimo settore, una rappresentanza del Servizio Nazionale della Protezione Civile. Hanno una bandiera decorata da 3 medaglie d'oro al merito civile, una al valore civile. E tutte le risorse, diciamo, del nostro paese partecipano al sistema di protezione civile: i Vigili del Fuoco, le Forze Armate, le Polizie, i Carabinieri, i Forestali, il Volontariato, il Soccorso Alpino e Speleologico, la Croce Rossa, il Servizio Sanitario, la Comunità Scientifica. Vi ricordo che il fondamento del sistema della protezione civile sono i sindaci, che è la prima autorità di protezione civile nel nostro paese. E questo rappresenta anche qui una grande conquista del nostro paese, lo sviluppo della formazione della protezione civile, che nel tempo ha affinato sempre di più il proprio funzionamento, e vedete anche con una automobile d'epoca dei Vigili del Fuoco, che diciamo, unisce un po' tutte le forze armate, le forze dell'ordine nel momento naturalmente del bisogno primario, quando bisogna intervenire immediatamente. Questa automobile è una Isotta Fraschini del tipo 8A, entrò in servizio presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Milano nel 1942. La targa l'avete vista, VF433, ed è ancora in ottima salute, mi sembra. Splendida auto. Una splendida automobile. Bellissima. Guardate che meraviglia, se possiamo indugiare anche sui particolari, vedete i bocchettoni davanti per l'acqua. Ecco, questo è il retro e passa proprio qui davanti a noi. Un'automobile straordinaria del 1942, suonato anche, diciamo, il suo particolare clacson. Ecco, adesso noi intravediamo in fondo alla via dei Fori Imperiali, che si stanno preparando i bersaglieri, guardate. Allora,
Adesso i bersaglieri vanno di corsa, quindi noi ci asteniamo dal commento, ce lo godiamo tutto, ci godiamo questi 180 passi al minuto e vi invito a fare la prova, vi assicuro che non è facile. È la brigata bersaglieri Garibaldi, preceduta dal gruppo bandiera, sfila con la sua tradizionale corsa, è una compagnia dell'ottavo reggimento dei bersaglieri che partecipa in Italia e all'estero in tutte le attività, naturalmente in tutte le operazioni in cui partecipano le nostre forze armate. Vedete che anche il capo dello Stato, il presidente della Camera sbirciano verso la fine dei Vie Fori Imperiali per vedere il momento della partenza dei bersaglieri, che è molto atteso da tutti. E allora, eccoli. Preceduta dalla fanfara della brigata bersaglieri Garibaldi e dal gruppo bandiera, sfilerà con la sua tradizionale corsa una compagnia dell'ottavo reggimento bersaglieri. Vi assicuro che sfilare e correre 180 passi al minuto suonando contemporaneamente strumenti musicali non è semplice. Infatti abbiamo visto l'entusiasmo di tutta la folla qui, di tutto il pubblico di via dei Fori Imperiali. Vedete il passo dei bersaglieri che lasciano, eccoli qua, ancora ripresi dall'alto, vedete che bella immagine. Ecco, completano la loro corsa, una volta che è terminato lo sfilamento davanti alle tribune. Adesso dovremmo avere un'inversione, di mettere, fino adesso diciamo, abbiamo seguito un flusso dal Colosseo verso Piazza Venezia, adesso invece da Piazza Venezia dovrebbe rientrare la fanfara del 4 Reggimento dei Carabinieri a cavallo e uno squadrone a cavallo del Reggimento Corazzieri che si posizionano davanti alla tribuna delle autorità. Nadia, allora il tema dell'inclusione, il tema della partecipazione di tutti. Sì, l'inclusione e anche il festeggiamento di questa giornata all'insegna di 73 anni in fondo di pace di questa Repubblica inserita nei valori della Carta, ma che sono valori poi condivisi in Europa, condivisi con i popoli europei e che oggi si arricchiscono di altri valori che sono quelli dei diritti umani, della solidarietà, della coesione appunto fra i popoli. Nel messaggio di questa mattina alle Forze Armate Mattarella ha scritto ieri le Forze Armate combattevano per la liberazione, oggi devono impegnarsi per garantire la sicurezza, la stabilità, che sono la sicurezza e la stabilità nazionali, ma anche nei teatri internazionali. E in questo è sempre stato riconosciuto alle Forze Armate impegnate nelle missioni all'estero una grandissima capacità. Ecco, vediamo le frecce tricolore. Sì, e il presidente che le osserva. Si avvia la conclusione, la sfilata del 2 giugno, la rassegna del 2 giugno, vedete con il passaggio delle frecce tricolori che si preparano a lasciare la loro scia, la pattuglia acrobatica nazionale della nostra aeronautica, qui sopra il cielo, sopra via dei Fori Imperiali. Si tinge di bianco, rosso e verde con il passaggio delle frecce tricolori, il tricolore che svetta sulla facciata del Colosseo, sistemato dagli uomini dei Vigili del Fuoco. Sono momenti di attesa, naturalmente. Devo dire che tutto ha funzionato come al solito, come un orologio, l'organizzazione perfetta. Appunto lo Stato Maggiore della Difesa
ancora una volta vedete i vigili del fuoco in piedi sulla sommità del Colosseo. Tutto questo dà il senso dell'abilità, della professionalità, della preparazione delle nostre forze armate, i corpi armati e non armati dello Stato, naturalmente. Vedete il Presidente del Consiglio a fianco alla Presidente del Senato. Ora ci avviamo verso la parte finale, naturalmente, della rassegna, quando verranno resi gli onori al Presidente della Repubblica, poi il Presidente lascerà via dei Fori Imperiali, mentre un gruppo di bambini sta salendo sul palco. Ecco le frecce tricolori intanto precedute da un gabbiano, avete visto la nostra immagine. Eccole in ultima virata per presentarsi in asse su via dei Fori Imperiali. Il Presidente della Repubblica sta ricevendo un omaggio di alcuni bambini, e anche c'è un tricolore che viene portato al Presidente, vedete, eccolo, il Ministro dell'Istruzione. Ecco qua, vedete, c'è un disegno, un'opera che questi ragazzi hanno voluto donare al Presidente della Repubblica, è un tricolore. Vedete Cristian, Federico, Sara, chiamiamo i loro nomi, Leonardo. Ecco, insomma, la giusta soddisfazione di aver potuto consegnare al Presidente della Repubblica il loro omaggio in occasione del 2 giugno. Adesso noi siamo sempre in attesa delle frecce tricolori che stanno completando il loro schieramento. E che naturalmente, con perfetta scelta di tempo, vedete, ragazzi, scendono. Vedete questo tricolore particolare fatto dai ragazzi. Ancora il Ministro dell'Istruzione commenta con il Capo dello Stato. Provenienti da Piazza Venezia, la farfalla del quarto reggimento. Ecco, ci sono altri bambini, erano rimasti sotto e volevano salutare anche loro il Presidente della Repubblica. Sono più piccolini questi. Ecco, vedete. Per rendere gli onori finali al Presidente della Repubblica, che concluderanno la manifestazione. Danno la mano al Capo dello Stato. Vede a fianco al Presidente della Camera, il Presidente della Corte Costituzionale, Lattanzi. Ancora il Capo dello Stato si intrattiene con i bambini per una fotografia, vedete. Lo abbiamo già detto, Nadia, il rapporto del Capo dello Stato con i bambini, molto, con i ragazzi. Molto intenso e diciamo ogni occasione per riceverli a Palazzo del Quirinale è cara al Presidente, ci tiene moltissimo, sono tutte udienze chiuse, poi non riusciamo a rivederle più tardi, ma offrono sempre degli spunti anche sulla politica, sull'attualità, sul momento che stiamo vivendo. Ecco i corazzieri. Sì, questa è la fanfara dei carabinieri a cavallo con lo squadrone dei corazzieri che si sta posizionando qui davanti alla tribuna presidenziale. Pensate che questa fanfara ha origine in un primo nucleo di 12 trombettieri che era stato costruito nel 1829 presso la Legione Allievi di Torino. E è montato su cavalli grigi scelti nell'ambito del gruppo squadroni, viene specificamente addestrato per lo strumento al quale è preposto, con la sua mascotte che naturalmente non manca mai. È un addestramento complicatissimo, raramente si parla della perfezione dell'esecuzione di questi cavalli, che però sono sottoposti a stress di rumori fortissimi, anche quelli delle frecce tricolore sono credo gli unici cavalli in grado di sopportare. Thank you.
Vengono ora resi gli onori al Presidente della Repubblica. Porta d'onore, presentato. Onori al Presidente della Repubblica. Capo dello Stato applaude alla fanfara del reggimento, del quarto reggimento carabinieri a cavallo e allo squadrone del reggimento Corazzieri che ha reso gli onori militari. E adesso ecco le frecce tricolori che colorano il nostro cielo di verde, bianco e rosso, mentre il Capo dello Stato saluta le autorità presenti sul palco d'onore. Vedete l'applauso alle frecce tricolori. Compiuto il loro passaggio, la lancia flaminia, eccole qua, guardate che immagine straordinaria e bellissima di questo 2 giugno, si avvia la conclusione, la rassegna del 2 giugno, mentre il Capo dello Stato sta completando i saluti nella tribuna presidenziale, poi salirà a bordo della lancia flaminia scoperta e poi la giornata proseguirà. Nadia, nel seguirà pomeriggio. Perché non si conclude qui, proseguirà nel pomeriggio con l'apertura dei giardini ai cittadini, saranno tantissimi come ogni anno e saranno liberi di girare nei giardini, ricordiamo che appunto l'ingresso è libero, il presidente farà un saluto nel pomeriggio e le bande musicali che avete visto sfilare qui per tutta la mattina saranno impegnate nel pomeriggio a intrattenere ancora, a suonare ancora per i cittadini. E allora ecco il Capo dello Stato che occhi al cielo osserva il secondo passaggio delle frecce tricolori, il secondo passaggio di questi ultimi minuti e applaude alla bravura, all'addestramento, alla perizia dei piloti della nostra pattuglia acrobatica nazionale, saluta il Capo di Stato Maggiore della Difesa, generale Vecciarelli e si avvia verso, vedete scende, e verso per salire sulla lancia flaminia scoperta che lo ricondurrà al Quirinale. E allora anche noi ringrazio il professor Marco Gervasoni per grazie essere stato con noi e aver condiviso il racconto di questo 2 giugno. Nadia Zikowski, noi ci risentiremo nelle prossime edizioni del telegiornale 13:30 e a voi tutti grazie per averci seguito e buon 2 giugno a tutti, arrivederci. Dai trombettieri in testa, informazione di scorta a destra, passo